Ciao Andre! Ciao Sere! Allora, cosa è successo in questa settimana tra le nuvole? Allora, è successo innanzitutto che il Mix ha attivato un nuovo POP nel data center Aruba di Roma, del quale abbiamo parlato qualche settimana fa, quindi fai la persona di Roma che sei e dacci il tuo punto di vista. Allora, il mio punto di vista, dunque, appunto Aruba e Mix hanno attivato questo POP nel data center di Roma per ampliare la loro offerta di servizi cloud. Aruba sta investendo tantissimo nell'ampliamento dell'offerta dei data center in generale a livello nazionale e si vede, diciamo, la volontà di voler migliorare la connettività e le prestazioni per i clienti nella regione, ma appunto in realtà su tutto il territorio. Proprio perché questa collaborazione, secondo me, sottolinea l'importanza della cooperazione tra quelli che sono i fornitori di servizi e l'infrastruttura digitale messa a disposizione. Ovviamente il vantaggio qual è? L'attivazione di un nuovo point of presence va a migliorare l'accesso ai servizi cloud e quindi va a ridurre la latenza per gli utenti che sono nella zona. L'importanza di avere dei data center localizzati sta assumendo sempre di più un ruolo critico per tutti quei provider che fanno anche, per esempio, attività e forniscono servizi di edge computing. Ultimamente si sente parlare tanto di edge computing perché si cerca di, appunto, riavvicinarci, no? Un po' al territorio. L'integrazione tra edge computing e hybrid cloud, secondo me, sta diventando una combinazione fondamentale per il successo dei provider, perché è un approccio che consente alle aziende di elaborare i dati vicino al punto di raccolta, se lo vogliamo chiamare così, e ridurre la latenza, ma soprattutto migliorare le prestazioni in tempo reale, perché nell'edge computing il real time diventa fondamentale. Si va ad adottare tanto, ovviamente, un approccio basato su container, quindi sulle applicazioni cloud si sta investendo tanto su quelli che sono servizi che forniscono tool di orchestrazione e containerizzazione, anche perché si prevede che l'86% delle organizzazioni andrà ad utilizzare container per le loro applicazioni cloud piuttosto che, diciamo, deployarle, se vogliamo, nella maniera tradizionale, se mi passa il termine tradizionale. Il vantaggio qual è? L'ottimizzazione dei costi sia a livello aziendale ma anche a livello di cloud, perché le aziende ovviamente hanno sempre un occhio al portafoglio, come è normale che sia. I fornitori devono cercare di offrire delle soluzioni che siano vantaggiose, siano, diciamo, sul pezzo, sul mercato, però mantenendo ovviamente gli alti livelli di prestazioni. Quindi anche andare a ottimizzare i carichi di lavoro nel cloud è essenziale, ovviamente anche fornire delle soluzioni che permettano un monitoraggio efficace di quella che è la parte economica dei servizi. E secondo me, appunto, Aruba ci sta lavorando tanto, sta puntando proprio sul territorio nazionale, sta investendo tanto sul territorio nazionale, sapendo che ovviamente il mercato che c'è fuori in realtà ha fagocitato praticamente tutto il resto delle nazioni. Ma io invece passerei anche alla seconda notizia di oggi, che trovo veramente molto interessante, che riguarda Google e il business nel cloud in ambito AI. Ci sono una serie di tendenze nel cloud computing, l'integrazione di intelligenza artificiale nel cloud sta diventando ormai la norma e con l'aumento delle applicazioni basate su AI, le aziende stanno attivando tutta una serie di processi per migliorare, per esempio, l'automazione, la sicurezza dei dati, la personalizzazione dell'esperienza utente. E c'è una notizia che riguarda proprio Google, e quindi in che modo l'investimento nell'ambito AI lato cloud ha, no, se vogliamo, portato dei bei vantaggi. Che ne pensi? Allora, io penso che è settimana di trimestrali e quindi sono già state pubblicate le trimestrali di Google e, spoiler, perché sarà la notizia successiva, di Microsoft. Allora, Google, diamo un po' di contesto. Google come azienda posseduta dalla controllante capogruppo Alphabet, quindi la trimestrale è una trimestrale di gruppo. Per contestualizzare, ci diciamo che quindi Alphabet ha pubblicato una trimestrale, e ricordiamoci che il trimestre in considerazione è luglio, agosto, settembre, una trimestrale da 88 miliardi di fatturato. Ok, quindi tutta Alphabet, che vuol dire Google, vuol dire YouTube, vuol dire Android, la qualunque, 88 miliardi, in crescita del 15% anno su anno. Ora, di questi 88 miliardi, una quota importante
è di ancora derivante dai servizi di pubblicità, quindi AdWords, e derivanti dal search engine, perché stiamo parlando di quasi 66 miliardi su 88. Ok, quindi Google guadagna con la pubblicità e il search engine, ma, e questo dico la cloud, 11 miliardi e mezzo, 11 e 4, derivano da Google Cloud. Derivano da Google Cloud, tra l'altro in crescita anno su anno del 35%, quindi 35 è una crescita importante, e con un margine operativo lordo del 32%. Quindi vuol dire che di quegli 11 e 4, un terzo, largo circa, è marginalità lorda. Quando uno si chiede, ma il business cloud è un business conveniente con tutta l'infrastruttura che c'è da mettere giù? Beh, al netto degli investimenti, CapEx è un tema che oggi trattiamo, ma al netto di CapEx sì, è una cosa interessante, perché è qualcosa che ti fa rimanere in tasca, prima delle tasse, quello che ti pare, di un terzo di 11 miliardi, quindi stiamo dicendo 3 miliardi e rotto di marginalità in un trimestre, sì, è un business profittevole. Quindi margine operativo loro del 32%, in crescita del 4,5%, quindi comunque anche in accelerazione rispetto all'anno precedente. Infatti la borsa dell'aftermarket ha preso bene la notizia, perché Google saliva del 4%. Ricordiamoci sempre che le trimestrali vengono date a mercato chiuso, quindi quando per noi è sera tarda, e dopo ci sono le investor call nella notte. Questo significa che i vostri edicolanti, Andrea, Serena e Andrea, durante la notte al mattino presto poi si leggono i report delle investor call. Quindi, perché ci servirà poi per fare dei confronti, ci stiamo parlando di un business cloud, Google Cloud, da 11 miliardi, in forte crescita, più 35%, dove la crescita è dichiarata essere derivante dalla richiesta di servizi AI. Quindi AI è alla base di questa crescita importante di Google Cloud, che comunque 11 miliardi su 88 rappresenta ancora una piccola fetta del business di Google. Mi collego direttamente quindi alla terza notizia, che è la trimestrale di Microsoft, quindi relativa a Azure e tutto l'ecosistema Microsoft. Allora, Microsoft ha una trimestrale da 65 miliardi e mezzo, quindi più piccola di Alphabet, più piccola di un oltre 20%. Interessante vedere che tutta Microsoft fattura in un trimestre 65 miliardi, che è 65,6, che è sostanzialmente quello che Google, che Alphabet fattura invece soltanto con la pubblicità e il search engine. Questo per dare una comparazione interessante, entrambi 65 miliardi e qualche cosa. Tra l'altro questa trimestrale è una trimestrale in crescita anno su anno del 16%, che è al momento, per le trimestrali che abbiamo già, quindi potremmo metterci Apple e Meta, stiamo ancora attendendo, e sarà nella prossima puntata quella di AWS, però tra le big tech è la crescita più bassa, nel senso che è cresciuta anno su anno del 16%, che rispetto per esempio a quello di Apple, di Meta, di Google stessa, è più bassa. Ok, ora di questi 20 e 65 miliardi il margine operativo lordo è 24,7, facciamo 25, in crescita del 21, quindi anche in questo caso un'azienda in salute. E soprattutto veniamo al tema del cloud. Allora, innanzitutto dobbiamo premettere che Microsoft ha cambiato
la strutturazione, il modo nel quale divide le revenue all'interno della trimestrale rispetto a come lo faceva fino alla trimestrale precedente. Quindi un confronto diretto trimestrale su trimestrale o anno su anno non è possibile. Sostanzialmente dalla parte di Revenue Cloud ha tolto una serie di servizi tipo Power BI che prima contribuivano a quel numero, adesso non contribuiscono più. Quindi possiamo dire che il numero che stiamo per dare sulle Revenue Cloud è un po' più cloud come lo intendiamo, diciamo noi, piuttosto che cloud a 360 gradi, anche quindi con servizi utente. Stiamo parlando di revenue per 24 miliardi di dollari, ok? Quindi in crescita del 20%, quindi se lo compariamo rispetto a Google come abbiamo fatto prima, ci stiamo dicendo che le revenue cloud di Google sono 11 miliardi sulla trimestrale e di Microsoft sono 24 miliardi, quindi sappiamo che il mercato cloud vede un leader che è AWS in quanto segmento di mercato, un secondo player distante ma non distantissimo da AWS che è Azure, e ancora una volta vediamo che Google è abbastanza un distant third, perché 24 versus 11, cioè è una differenza importante. Ma secondo me la cosa più rilevante che viene fuori da questa trimestrale è il fatto che di queste revenue cloud, che complessivamente sono in crescita del 32%, e la cosa interessante è che di questo 32% di crescita, 12 punti sono derivanti da servizi AI. Azure Machine Learning Service, Azure AI Services, OpenAI, Azure OpenAI, e quindi 32 punti percentuali di crescita, 20 per crescita tutto cloud, 12 AI. E questo rappresenta un potenziale problema, perché Brett Iversen, che è il Vice President per le Investor Relations di Microsoft, ha già dichiarato che si aspettano che il prossimo trimestre non avranno un'ampia crescita perché non hanno potenza computazionale a sufficienza per tutte le richieste derivanti da AI, e nonostante abbiano aumentato tantissimo gli investimenti sul fronte infrastrutturale, considerano che non riusciranno ad avere pronta infrastruttura adeguata fino a gennaio, quindi soltanto nella H2 del loro anno fiscale. Quindi il secondo trimestre dell'anno, che appunto sarà ottobre, novembre, dicembre, non potrà crescere su questi volumi. Quando dicevamo hanno aumentato gli investimenti infrastrutturali, ci stiamo dicendo che in questo trimestre hanno investito in infrastruttura, quindi CapEx, 20 miliardi, in crescita del 5,3% rispetto all'anno scorso, e per tutto l'anno hanno messo a budget 80 miliardi di investimento infrastrutturale. Il mercato non ha preso benissimo questo annuncio di crescita più lenta nel prossimo trimestre causa problemi infrastrutturali, diciamo insufficiente capacità, e quindi lo stock è cresciuto comunque, perché la trimestrale è buona, ma è cresciuto del 2%, mentre rispetto a Google con numeri più bassi, però è cresciuta del 4%. Sere, tu che opinione hai su tutto questo scenario? Guarda, io ho solo una considerazione da fare, che è più una domanda aperta che mi sto ponendo, ovvero di fronte anche a tutta quella che è l'evoluzione degli investimenti, ma anche dei ritorni, delle revenue che abbiamo visto adesso, quale sarà l'evoluzione delle strategie di pricing nel cloud? Perché un po' con il rallentamento della crescita nel settore del cloud, nel senso che c'è stata l'esplosione, adesso siamo in una sorta di fermo, i provider probabilmente avranno bisogno di rivedere quelle che sono le strategie, un po' perché i clienti cercano delle soluzioni che siano chiaramente sia economiche che flessibili, adattabili a diverse tipologie di esigenze, un po' perché i provider devono mantenere quella che è la competitività nel mercato, che è un mercato appunto molto competitivo, senza però andare a compromettere quella che è la qualità del servizio. Quindi possiamo aspettarci che i prezzi possano aumentare in risposta alle necessità
di comunque generare del valore ai propri investimenti, oppure diciamo ci sarà un tendere al ribasso? Questa è una domanda aperta che mi sto ponendo perché è un mercato molto complesso, però chissà, sicuramente ne troveremo la risposta probabilmente con le prossime notizie nel mondo cloud, e direi che per oggi anche possiamo concludere la puntata. Sono perfettamente d'accordo. Ciao Sere. Ciao Andre.